Il titolo è molto eloquente perché parla di questo Brescia, Brescia che è in difficoltà tecnica e anche in difficoltà economica finanziaria. Quindi siamo andati a vederla e noi non molliamo una società anche per una questione di sentimento. Quindi siamo andati a vedere la partita contro il Modena. Brescia ha scelto una location molto particolare, parliamo dell'area DOC, quindi il terzo tempo contro il Modena è fatto qui e adesso andremo anche a sentire diversi personaggi, diversi dirigenti di questa squadra, sia della squadra del Brescia sia della squadra del Modena, in primis l'allenatore del Modena. Diciamo che abbiamo iniziato la stagione 2012-2013 con un nuovo progetto di avere l'80% dei ragazzi di Modena, cosa che negli altri anni era l'inverso, cioè avere 24-25 ragazzi che diciamo erano semiprofessionisti. Siamo passati a portare tutta la nostra Under 20, Under 23 in un contesto di Serie 1, consapevoli che sarebbe stata una cosa da un punto di vista penalizzante per un campionato, ma stiamo lavorando affinché di essere pronti per i play-out che andremo a fare tra 3 o 4 settimane, speranzosi di un risultato che ci possa permettere di rimanere in Serie A, se non nel gruppo 1, nel gruppo 2. Abbiamo giocato contro il Modena, che è stata una squadra molto ruvida perché sporcava tutti i punti di incontro. Abbiamo fatto un po' fatica lì all'inizio, ma poi abbiamo trovato le misure giuste per affrontare la partita. Abbiamo appunto fatto le 5 mete che ci servivano per fare il bonus. Domenica prossima giochiamo contro Rubano in trasferta, è l'ultima per noi tra l'altro possibilità di fare ancora un buon risultato. Dobbiamo vendicarci di una brutta prestazione che abbiamo fatto qui all'andata e dovremo appunto cercare di fare ancora un risultato positivo per finire al meglio questo campionato, per poterci rivalutare per l'anno prossimo, perché è solo vincendo adesso che possiamo porre le basi per fare una stagione nuova. Un piacere comunque in questa location, dicevo prima, bellissima, che è di un comune amico, perché sì, è da Alberto Marengoni, questa area DOC, vale la pena comunque fare il terzo tempo qua, però noi parliamo della parte tecnica, Federico, il piacere del rugby è anche questo, la rivincita contro Modena. Chiaro, credo che i ragazzi sono stati anche forti in questo, in dire vabbè, facciamo vedere che non siamo quelli che siamo andati a Modena. E è stato fatto, nel senso, credo che 31-3 senza soffrire neanche una meta sia un risultato che dimostra che non siamo del livello del Modena, siamo appena un scalone sopra, non siamo neanche al livello dei playoff, però una squadra giovane, una squadra che deve fare esperienza, iniziamo di qua. Con questa ci siamo salvati, tutta in sua stagione ci davano per spacciati senza neanche giocare una partita, quindi... Però voi vi ricordavate che figuracce avete fatto all'andata? Sì, mi ricordavo, cioè ci ricordavamo, infatti dovevamo riscartare la figuraccia appunto. Invece oggi è stato più semplice, diciamo, il risultato lo denuncia. Sì, alla fine il campo ha parlato e siamo riusciti a portarla a casa tranquillamente, senza fare gli straordinari, insomma. Qual è la meta che ti è piaciuta di più? Ma la prima mi è piaciuta di più. Raccontamela, io non l'ho visto. Abbiamo recuperato un pallone da miscoordinata e loro l'abbiamo rubato e abbiamo giocato sulla chiusa, un'ottima trasmissione di palla, buone fissazioni e alla fine siamo riusciti ad andare in meta. Ilaria, a livello tecnico non voglio chiederti perché ovviamente forse non sei in grado, però a livello emotivo, a livello mentale, i ragazzi sono impegnati? E non dirmi sì soltanto, si sono impegnati in questa partita contro il Modena? Sì, si sono impegnati molto e sapevo che dovevano riscattarsi dall'andata, quindi secondo me ce l'hanno fatta e ce l'hanno fatta alla grande. Ilaria, è vero che tu sei venuta perché sapevi che il terzo tempo era qui in area DOC? Ovviamente, ovviamente sì. Tuo giocatore preferito? Giacomo Pola.
Volevano questa rivincita anche perché viene dopo diverse partite purtroppo concluse in modo negativo per noi, però ce l'hanno fatta, si sono impegnati, forse un po' troppa tensione perché erano molto tesi per voler dare un risultato positivo. Ci siamo riusciti, hanno fatto espresso del gioco discreto e la partita è andata per il meglio. Al di là dei problemi, appunto, come stavi dicendo, i problemi sportivi, abbiamo avuto appunto molti infortuni e molti problemi di formazione. Ci sono poi i problemi societari, che però sono i problemi di sempre, diciamo, perché sempre tutti gli anni, per chiudere al meglio la stagione economicamente, il budget chiaramente va... ci sono diversi sforzi da fare appunto per raggiungere il budget. Quest'anno, soprattutto avendo il problema di questa crisi generale che tocca tutta l'economia, logicamente c'è qualche problemino in più. Per la prossima stagione comunque noi ci stiamo già muovendo per tempo con un buon progetto di coinvolgimento per aziende e quant'altro, in modo da avere un budget sicuro e più gestibile tranquillamente, per poter dare, consolidare sia la società che la squadra in se stessa, sempre con i nostri ragazzi bresciani, ma dandogli le possibilità di gestirsi al meglio. E qui a Brescia, da quello che ho notato io dopo 27 anni che abito a Brescia, che l'imprenditore bresciano vuole subito il reddito, quanto vi viene, al posto di dire quanto possiamo sviluppare per creare a livello anche sportivo una certa cultura che non c'è. Certo, no, questo lo si nota effettivamente, probabilmente non c'è una... cioè in Italia soprattutto, ma anche nel bresciano, una forte mentalità rugbistica non c'è, la si sta creando adesso e forse un po' alla volta ci riusciremo ad avere una mentalità più corretta. Chiaramente le aziende, gli sponsor che normalmente aiutano le società sportive, forse sono più abituate a rivolgersi al calcio, che dà un risultato più immediato, però quello che devono capire appunto è che ci sono dei progetti nelle società. Il nostro progetto, ad esempio, il progetto del Rugby Brescia, è quello di crescere i nostri ragazzi del nostro vivaio, farli crescere al meglio e portarli alla Serie A. Chiaramente è un lavoro molto lungo, cioè non è una cosa che si può risolvere in un anno o due. Ci vuole un lavoro alle spalle che fa crescere i ragazzini da quando entrano in società in Under 8 e via via, mano a mano con le varie Under. È logico che uno sponsor deve avere la fiducia in questo progetto e veder crescere, oltre alla società, anche i ragazzi proprio fisicamente, e farli crescere da quando sono piccoli finché diventano ragazzi di prima squadra. Qua vicino a me c'è Annalisa, che è la nostra nuova responsabile per l'immagine, per il marketing, ci aiuta un po' a entrare nel mondo della pubblicità, del marketing, degli sponsor, e è stata lei, grazie a lei abbiamo avuto questa opportunità di venire a fare l'aperitivo, di venire a fare il terzo tempo all'area Dox. Da circa un mese i ragazzi si allenano tutti ai villaggi fitness della Virgin, e per tutti gli amici, fidanzate, tesserati ed appassionati ci sono comunque delle importanti, è stata creata una convenzione e potranno accedere ai club, avere diritto agli abbonamenti a dei prezzi assolutamente competitivi. Per chiunque voglia maggiore informazione possono tranquillamente mandare una mail a pr.rugbybrescia@gmail.com e verranno date tutte le informazioni. In merito all'altra convenzione, da due o tre partite i ragazzi, come vedete, indossano queste maglie che portano il marchio Mico. L'Amico Sport è un'azienda assolutamente bresciana al 100%, è sponsor ufficiale della nazionale di sci, è conosciutissimo, insomma, da anni è leader per la produzione comunque di intimo tecnico, intimo termico, e grazie appunto ai ragazzi della prima squadra adesso vuole fare nuovo ingresso, abbracciare un nuovo sport, appunto uno sport di squadra che è il rugby. We'll be right back.
perché a noi il rugby ci garma tantissimo, giocando con il marchio del nostro amico Scalvenzi. Ci sono con il pallone in mano, quindi devo salutare con il mio solito motto, con il mio solito leitmotiv per quanto riguarda diffondere il rugby. Quasi faccio in avanti. Più di mai, viva il rugby!